Io sono Stocchianellino, noi siamo in provincia di Parma, in un paese chiamato Basilicanova. La nostra azienda è un'azienda che produce latte per il parmigiano reggiano. Abbiamo una piccola azienda a stabulazione fissa di 68 capi in mungitura e il nostro latte viene interamente trasformato in parmigiano reggiano. Noi qua siamo nella zona tipica del parmigiano reggiano, diciamo che le province di Parma e Reggio e province di Modena sono diciamo destinate principalmente alla trasformazione di questo formaggio, alla zona di origine. Noi qui abbiamo, è caratterizzata soprattutto oltre per il formaggio tipico anche per la tipica alimentazione. Noi non usiamo insilati, abbiamo un'alimentazione che è diciamo stabilita da un regolamento del parmigiano reggiano. Facciamo questo prodotto particolare che è storico e è un formaggio stagionato a lunga stagionatura e diciamo è molto pregiato e riconosciuto nel mondo. La nostra azienda è un'azienda che diciamo è morta quando io ero piccolo, avevo 2 anni, è stata poi portata avanti con coraggio da mia mamma per lunghi anni. Noi diciamo che io ho studiato e quindi io mi sono laureato, quindi fino all'età di 25-26 anni ho sempre aiutato in azienda, però occupandomi principalmente dei campi. Poi diciamo dopo essermi laureato c'è stata la grossa decisione se proseguire con l'azienda oppure chiudere. Abbiamo deciso proseguire soprattutto per continuare il lavoro fatto, diciamo, importante fatto da mia mamma, e quindi ho preso in mano anche la parte zootecnica e abbiamo ricominciato a investire nell'azienda e a migliorare quelli che sono i nostri processi produttivi e a dare una nuova diciamo, produttività all'azienda, perché anche i tempi erano passati, non erano mai stati fatti interventi alle strutture e comunque al management ed è stato necessario intervenire per potersi adeguare ai tempi. E quindi adesso, dopo 5-6 anni di lavoro, di piccoli interventi ognuno dopo l'altro durante l'anno, siamo qua con l'azienda, diciamo, di nuovo funzionale e gestita in maniera completamente diversa rispetto a prima. Diciamo che noi tradizionalmente avevamo installato un lattodotto tradizionale con pulsatori tradizionali. E da ormai 1 anno e mezzo, 2, abbiamo cambiato e abbiamo messo su i nuovi pulsatori Delpro. Questo ci hanno dato un grande aiuto sia in termini di tempo sia in termini di qualità. In termini di tempo, poiché ora il nostro operaio riesce nell'ora e tre quarti, 2 al massimo, a mungere tutti i capi praticamente da solo, soltanto con un piccolo aiuto, ma praticamente riesce a gestire l'operazione da solo, mentre prima era quasi impossibile. E inoltre abbiamo avuto un miglioramento qualitativo notevole, poiché gli stacchi automatici ci hanno praticamente annullato i problemi di cellule somatiche, i vari problemi nelle mammelle delle bestie, perché un operatore che deve seguire 6 gruppi ovviamente non può essere su tutti e 6 completamente, lo stacco automatico ci ha tolto di questo problema. Quindi direi che diciamo adesso la questione, diciamo, la fase della mungitura è molto più tranquilla, serena e gestibile. Diciamo che nel feeding, per quanto riguarda, diciamo, l'alimentazione, prima noi avevamo un alimentatore tradizionale e quindi distribuiva un solo tipo di concentrato diciamo, a tutti gli animali. In particolare noi l'avevamo montato penso circa 18-20 anni fa, quindi era anche ridotto in, diciamo, in uno stato non eccellente, e negli ultimi anni, prima di montare questo nuovo sistema, marcia, abbiamo messo su il vagone che distribuisce 4 tipi di concentrato e un tipo di vitamine, che ovviamente poi col collegamento che noi abbiamo fatto col programma di Delpro di gestione riusciamo a distribuire i 4 tipi di mangime alle vacche. Noi abbiamo una collaborazione appunto come
abbiamo una collaborazione con il nostro mangimista e quindi abbiamo fatto delle tabelle di alimentazione, riusciamo ad alimentare in modo diverso sia le vacche che sono di primo parto, le vacche nei primi mesi di lattazione, sia le vacche negli ultimi mesi di lattazione, con mangimi diversi e con tabelle diverse. Questo ci ha molto aiutato e inoltre riusciamo anche ad alimentare le vacche 12 volte al giorno. Questo è un esperimento che stiamo facendo, poiché ovviamente l'alimentarista che ci segue dice che sarebbe l'ideale poter stimolare gli animali a mangiare 12 volte al giorno e noi qui riusciamo effettivamente a provarci. Logicamente in 12 volte al giorno il beneficio che noi abbiamo è che gli animali non mangiano normalmente un chilo di mangime alla volta o anche meno, e questo li aiuta a non avere degli sbalzi di pH. Questo ci ha aiutato tantissimo, da considerare anche le vacche che avevano appena partorito. Con questo sistema noi riusciamo ad aumentare grammo per grammo il quantitativo di concentrato di razione nel primo periodo, e questo ci ha praticamente annullato tutti i di lattazione. Diciamo per quanto riguarda l'aspetto economico del risparmio di mangime, diciamo che è difficile dire un valore, per tanti motivi, il primo dei quali è anche che il prezzo delle materie prime ha una variazione. Cosa più importante, io ho fatto un controllo soprattutto sulla quantità, che adesso sono sicuro che ogni diciamo, grammo del mio concentrato va a buon fine, poiché viene dato alla vacca giusta, nel momento giusto e nel modo giusto. Quindi questo mi ha già portato un benefit. Inoltre ho avuto dei grandi benefici, soprattutto anche nel risparmio di mangime nelle vacche a fine lattazione. Quando cominciano a calare di produzione, io riesco immediatamente a seguirle con la distribuzione di mangime, e questo mi ha portato a un risparmio sia in quantità sia a un migliore stato di forma delle vacche, che non arrivano più eccessivamente grasse al parto, e quindi ho avuto anche molti miglioramenti dal punto di vista della nuova lattazione. Per quanto riguarda, diciamo, i benefici economici, diciamo che sono quantificabili soprattutto in benefici dal punto di vista del miglioramento concentrato distribuito produzione di latte. I benefici sono stati notevoli per due motivi. Uno, poiché diciamo, non ho più concentrato, comunque perso, concentrato che rischia di non essere mangiato o che viene distribuito ad animali che comunque non ne hanno bisogno. Penso a animali a fine lattazione che spesso prima venivano sovralimentati con mangime, quindi avevano dei problemi poi anche di stato di forma non ottimale per il parto, mentre adesso appena cala la lattazione riesco immediatamente a seguirle e a dargli il giusto apporto di mangime. Inoltre, riuscendo a distribuirlo anche in più volte al giorno, in così tante volte al giorno, gli animali lo mangiano e difficilmente ho degli scarti lungo la giornata. Quindi direi che è aumentata nettamente quella che è il rapporto tra concentrato distribuito e quantità di latte prodotto. Allora, se diciamo, vogliamo parlare di quello che potrebbe essere adesso dal punto di vista di un giovane, di andare avanti e continuare, diciamo, il lavoro di famiglia, ovviamente diciamo, c'è da considerare tanti aspetti, poiché la mia impressione non è che abbia fatto un'analisi approfondita, però che anni fa era importante, magari lavorando molto, sicuramente qualche cosa si portava a casa, si guadagnava. Adesso purtroppo al giorno d'oggi bisogna lavorare molto, lavorare bene, e quindi questo vuol dire anche fare gli investimenti giusti, perché spesso non ci si può permettere un investimento sbagliato o un investimento fatto male o un investimento che comunque ti porta nella direzione sbagliata. Quindi adesso non è più come prima che basta solo lavorare, ma bisogna comunque anche riuscire a fare dei programmi di gestione, dei programmi di investimento comunque accurati. E quindi io consiglio di andare avanti, ma è quello che bisogna comunque progettare il futuro e comunque programmarlo, considerando comunque tutti gli aspetti di questo lavoro, che non sono solo la cura stessa dell'animale o la produzione, ma è la gestione di un'azienda vera e propria.
con magari dipendenti, con magari macchine che devono essere messe secondo normativa, locali che devono essere comunque sistemati, sono tutti interventi da programmare e di fare. La cosa che mi sento di consigliare, se uno deve andare avanti, è comunque quello di non pensare di poter lavorare anni e anni e anni senza investire niente, poiché se non si investe comunque difficilmente si riesce a mantenere un livello produttivo alto o sufficiente ad avere un reddito attivo. Quindi è importante andare avanti e trovare sempre il modo tutti gli anni di investire in qualcosa.